Potere e volere. Dialogo libero su ciò che si può voler fare. In studio Caterina Di Lernia. Bentrovati, nuovo appuntamento con Potere e Volere. Oggi vi vogliamo parlare di un premio letterario Incontri di Dialoghi, istituito quest'anno dalla Fondazione Megamark, l'aulus del gruppo Megamark, leader nella distribuzione con i supermercati DOC, AEO e Famila. Il bando di concorso è destinato a opere prime di narrativa italiana ed è realizzato nell'ambito della 15ª edizione dei Dialoghi di Trani. E sarà proprio durante i Dialoghi di Trani che si svolgerà la premiazione del romanzo vincitore. Per dirci tutto del premio, mi ospita la referente della Fondazione Megamark, Daniela Balducci. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Come si fa a partecipare al bando ed entro quando è possibile farlo? Il bando è appena partito e giustamente, come hai detto tu, si colloca all'interno della manifestazione I Dialoghi di Trani. È una partnership con l'associazione e abbiamo trovato nella presidente, la dottoressa Lucia Perrone Capano, una valida referente per poter cominciare questa nuova avventura che per noi, che ci vede diciamo alla prima edizione. Ripeto, il bando è appena partito, è possibile partecipare fino al 10 giugno. È destinato alle case editrici o agli autori che hanno pubblicato un'opera prima, quindi che sono la loro prima esperienza di pubblicazione e hanno editato appunto la loro prima opera tra il 30 aprile 2015 e il 30 aprile 2016. Stiamo già ricevendo ovviamente i primi libri in fondazione ed è possibile appunto spedire le opere fino al 10 di giugno di quest'anno. Quindi poi come funzionerà una volta che vi arrivano le opere, come si svolgerà la selezione? Abbiamo istituito una doppia giuria. Abbiamo fatto un po' come funziona adesso nelle grandi trasmissioni, no? C'è una giuria di esperti che fa una sorta di prima selezione, una giuria di letterati, di referenti della comunicazione che avrà l'onore e l'onere di leggere tutte le opere che perverranno alla Fondazione. Da questa prima lettura sarà fatta chiaramente una scrematura e saranno decretati i cinque papabili vincitori. Questa cinquina di libri sarà poi sottoposta alla lettura di una giuria popolare e sarà proprio la giuria popolare che stabilirà qual è l'opera e quindi l'autore destinato ad essere il vincitore della prima edizione. Tutti e cinque i finalisti avranno la fascetta che testimonierà che hanno partecipato al bando e che sono appunto tra i finalisti. Al vincitore invece sarà dato, diciamo, oltre alla fascetta, sarà dato anche un riconoscimento economico che abbiamo voluto diciamo inquadrare nei 5.000 euro, che è sicuramente importante come diciamo riconoscimento economico. Soprattutto noi ci auguriamo che possa essere di stimolo per poter continuare ovviamente nella strada intrapresa appunto di giovani scrittori e di scrittori comunque, insomma. Come nasce l'idea di un premio letterario, soprattutto in una regione come la Puglia, in cui diciamo anche dalle statistiche non si legge tantissimo, quindi vi siete presi anche un bel rischio? Noi andiamo sempre un po' controcorrente, l'abbiamo detto in più circostanze, in più situazioni, andiamo un po' controcorrente, ma non controcuore. E questa sicuramente è un'idea molto di cuore, ma proprio perché la cultura e la lettura dalle nostre parti è diciamo un po' così ancella diciamo nelle situazioni, andando controcorrente ma non controcuore, abbiamo voluto diciamo varare questa nuova iniziativa. La Fondazione Megamark, chi ci ascolta lo sa, ora abbiamo parlato del bando letterario, ma è molto attiva anche per quanto riguarda il sociale. Ne abbiamo parlato già gli altri anni del bando Orizzonti Solidali. Quest'anno sono raddoppiate le risorse, sono passate a 200.000 euro. L'iniziativa è rivolta alle associazioni che si occupano di promozione sociale e volontariato in quattro ambiti: assistenza sociale, sanità, ambiente e cultura. Per parlarne con noi Francesco Cristiani. Salve. Sì, quest'anno si giunge alla quinta edizione, supereremo i 500.000 euro di contributo distribuito. Ci auguriamo anche di bissare o di superare il numero dei progetti presentati le precedenti edizioni. Ci avviciniamo alla scadenza del bando, che è il 31 di questo mese. Questo può essere anche uno svegliarino, uno stimolo a chi ancora si attarda, che insomma
lo facesse presto, lo facesse soprattutto in tempo. La cifra messa in palio è appunto 200.000 euro che si andrà a dividere tra i migliori progetti. Quest'anno a settembre saranno individuati i progetti a cui avremo attribuito il punteggio più alto e saranno anche incontrati personalmente dal comitato della fondazione. Superfluo dire che i progetti che noi premiamo, i progetti, quindi non premiamo persone, tantomeno premiamo città, premiamo progetti. Cosa andiamo a guardare? No? Andiamo a guardare soprattutto la possibilità che ha questo progetto, diciamo così, di fiorire, quindi di essere foriero di vitalità, di ricaduta sul territorio, perché in fondo la fondazione, questo è lo scopo che si prefigge, fecondare quel territorio o rifecondare quel territorio che ha dato tanto al gruppo Megamark. Noi siamo nati in Puglia, e alla Puglia che con amore e sollecitudine guardiamo e possibilmente cerchiamo anche di rispondere. Un po' è come tracciare un solco di aratro, no? Creare un'opportunità, creare un'occasione. Con il solco d'aratro, rivangando la terra, possono germogliare i semi, le piante più belle. Ecco. Fino ad ora sono 36 i progetti che avete finanziato. Ci dice qualcuno di questi progetti? Sì, veramente ce ne sono tanti. Dicevamo con Daniela qualche giorno fa, la dobbiamo smettere di andare alle presentazioni dei progetti, perché ogni volta ci finisce il pacchetto dei fazzolettini, perché sono per la commozione. Sono talmente, ci innamoriamo sempre sì, di più dei sogni che abbiamo selezionato. Sì, sono talmente belli e mi piace ricordarne così brevemente due. Uno è di quest'anno, la Stanza dei Sogni, una onlus di volontari di Barletta, che si è prefitto il risultato di realizzare una stanza multimediale, una stanza appunto dei sogni, per permettere a persone in gravi condizioni di disabilità, che appunto da quella stanza non possono uscire, e di portare un po' del mondo esterno in questa stanza. E quindi non so se questo ragazzo, non specifico, amava viaggiare, amava la musica, abbiamo cercato di riprodurre un ambiente di viaggio e di musica in questa stanza. Poi me ne ricordo, ma così giusto scegliendo dal mazzo, sono tutti belli, l'associazione Uno di Noi di Ginosa, questa associazione che già aveva realizzato una residenza protetta per persone, diciamo, in difficoltà soprattutto psichica, no? Ma come dire, che vivevano in contesti difficili o non potevano più vivere dove stavano. L'associazione L'ANFAS ha creato questa struttura per metterli in protezione. Queste persone, senza far niente, tutto il giorno non potevano stare, quindi loro volevano impiantare degli orti e una fattoria, piccola fattoria, e noi li abbiamo aiutati a costruire questa fattoria. Alla fine abbiamo anche portato, diciamo, l'animaletto rappresentativo del nostro marchio DOC, diciamo, un animaletto che gli somigliava, un pavone, dono del personale del cavalier Giovanni Pomarico, che è il nostro leader, il nostro capo, e gli ospiti sono stati ovviamente contentissimi di accoglierlo. Quello che mi chiedo, dal gruppo Megamark, lo abbiamo detto, insomma, vi conoscono tutti, leader nella grande distribuzione, supermercati, DOC, AEO e Famila, alla fondazione Megamark, come ci si è arrivati? Cioè, non è da tutti i gruppi poi creare una fondazione che si occupi di sociale piuttosto che di appunto sviluppo del territorio. Come si è arrivati alla fondazione Megamark? Daniela un po' ha fatto cenno a un motto, quasi a una battuta, no? Siamo controcorrente ma non controcuore. È un pochettino questo lo spirito, no? Che si esprime in questa parola. Però ecco, la fondazione, che è figlia del gruppo Megamark, ha voluto rispondere a quell'istanza un po' a cui tutte le grandi realtà produttive dovrebbero rispondere, perché una grande azienda esercita un ruolo nel territorio in cui vive, e lo esercita sia in senso positivo che in senso negativo. Noi abbiamo voluto destinare parte dei proventi, parte delle risorse, a cercare di esercitare un ruolo
positivo, quindi facendo un po' da lievito, no? Quello possiamo fare evidentemente, perché il nostro mestiere è un altro, cercare di stimolare di attraverso l'esempio e attraverso la contribuzione diretta le energie migliori, la creatività migliore, per una voglia di riscatto, perché vorremmo lasciare questo territorio un po' meglio di come l'abbiamo trovato, diciamo così. Sono tanti i progetti che vi arrivano, penso per esempio al bando Orizzonti Solidali, dimostrano anche un'effervescenza poi del nostro territorio, comunque dove le associazioni del terzo settore sono importanti. Tanti progetti dimostrano sicuramente un'effervescenza, ma dimostrano anche una grande necessità del terzo settore. L'anno scorso, se avessimo voluto premiare tutti i progetti, avremmo dovuto destinare 4 milioni di euro per il terzo settore. Questo significa che c'è tanto bisogno. E mi viene da dire che come un'azienda che si occupa di commercio teme sicuramente la concorrenza. Non penso di dire un'eresia se dico che invece da un punto di vista della solidarietà ci piacerebbe tanto essere imitati sul territorio e non solo da altre imprese che fanno lavori simili al nostro, che potrebbero aiutarci a fare tanto per questo territorio. E noi speriamo che questo ultimo appello, se vogliamo chiamarlo così, venga raccolto presto. Ringrazio Daniela Balducci e Francesco Cristiani della Fondazione Megamark per essere stati i miei ospiti. Grazie a te. Ti ringrazio. E vi rimando a domani con un nuovo appuntamento. Potere e volere. Dialogo libero su ciò che si può voler fare.